l'INPS nei mesi scorsi ha mandato degli indebiti che non sono altro che delle contestazioni alle prestazioni che hanno ricevuto i pensionati, dove i cittadini hanno la possibilità di ricorrere entro 90 giorni quando ritengono, dopo averlo verificato, che ci sia stata una cattiva interpretazione della normativa da parte dell'INPS, e questo spesso succede. Adesso il problema è che il ricorso deve essere presentato al comitato provinciale, è un comitato di gestione dove sono all'interno sia le forze sindacali, imprenditoriali e anche istituzionali che gestiscono l'ente. Soltanto che dall'inizio dell'emergenza sanitaria questi comitati sono stati sospesi, quindi manca il soggetto dove noi possiamo presentare questi ricorsi. Per questa ragione è partita una lettera da parte dei segretari generali di CGIL e CISL e UIL dei pensionati, dove si chiede la sospensione di questi indebiti fino al momento, naturalmente, che ci sia una situazione di normalità. Noi al momento non abbiamo avuto ancora una risposta ufficiale su questo. Dobbiamo dire però che sappiamo che nelle varie INPS territoriali di fatto oggi nessuno sta mandando gli indebiti, il personale è stato indirizzato a fare dell'altro. Nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto con il Comune di Modena un accordo tra le organizzazioni sindacali e la pubblica amministrazione teso a ridisegnare anche le relazioni e l'interlocuzione tra il sindacato e la pubblica amministrazione. Vengono indicati dei tavoli permanenti di confronto nel quale affrontare, dentro all'emergenza, il dopo emergenza Covid, quello che sarà la condizione economica e sociale proprio della nostra comunità. È necessario sviluppare innovazione e trovare nuove modalità, con la consapevolezza che le nuove modalità non possono essere dichiarate sperimentali o transitorie, perché da sindacalista quel che è transitorio o sperimentale poi diventa strutturale, ma ragionato proprio in termini innovativi. Dentro questo ci stanno le politiche per la non autosufficienza, le politiche nei confronti dei giovani e anziani, e le politiche nei confronti degli appalti, sia pubblici che privati, far sì che gli appalti non siano al massimo ribasso, ma che siano attivati in funzione del rispetto dei contratti collettivi nazionali, delle norme di sicurezza, e che non diventino la compressione dei diritti. Così come non può essere compressione dei diritti il rafforzare la possibilità di lavorare in condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che se penso al cosiddetto lavoro agile deve prevedere una serie di condizioni, di caratteristiche che passano sì che il lavoratore possa mantenere sia un'attività sociale che tutte le coperture contrattuali e il diritto alla disconnessione, che a oggi nel lavorare da casa è una condizione diversa. Da ultimo, un ruolo fondamentale delle organizzazioni sindacali in questo ridisegno, perché solo il sindacato confederale nella sua visione d'insieme può coniugare pubblico e privato, sociale e datoriale. È una sfida. Io penso che però le organizzazioni sindacali unitariamente abbiano la condizione di contribuire a vincere questa sfida per ridare una visione di prospettiva importante che costruisca una nuova comunità in grado non solo di far fronte alle emergenze, ma di dare un futuro a tutti quanti.